In una pentola metto una bella mela grande, sbucciata e tagliata a pezzi, e 3 coste di sedano, pizzicotto di sale, acqua. L'acqua deve quasi coprire le verdure. In un mix metto la barbabietola rossa, quella già cotta, la ricotta, parmigiano grattugiato, un uovo, sale, pepe e frulliamo. Prendo questi birottini, li ungo con l'olio. Ora metto l'acqua un po' sotto il bordo dei birottini. Metto in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. Frullo, metto olio extravergine, un pochino di sale che sciapa. Ora metto un cucchiaino di fecola di patate, riporto sul fuoco e faccio addensare. Un po' di pepe. Per metterci sopra faccio una cremina con un pochino di latte e formaggio. Potete usare il formaggio che più vi piace. Possiamo fare anche una besciamellina al formaggio. Se non vi piacciono questi accostamenti di sapore, sedano, mela, queste cose così, sbizzarritevi, inventate i vostri gusti. Potete benissimo sostituire la barbabietola con gli spinaci, con le carote. Allora, io lo sto facendo col pecorino grattugiato, così dà un po' di nota più forte perché gli ingredienti che ho utilizzato finora sono tutti un po' dolci. Per farla addensare metto un pochino di fecola di patate. Poco a poco noce moscata metto. Ci metto le noci. Di pepe e ecco qua un antipastino diverso un po' dal solito. Questa vellutata, volendo, potete servirla anche da sola con un po' di crostini di pane tostato. È molto sana, delicata e diversa.